Eccoci qua ragazzi e ragazzuoli, la nostra gamerina è tornata di nuovo su Cookie Mamma. Le ultime tre ricette lo scopriremo a breve. Buon divertimento. Esatto, il mio programma. E quello è il pubblico piace. Il pubblico piace la presenza di lui. Allora, quest'oggi prepareremo una bella ricetta. Prepariamo i ravioli, carne alla griglianca. Allora, prepariamo prima i ravioli che volevo cucinare ieri. Ok, allora, il microfono è attivo. Allora, cuciniamo i ravioli, che dovete sapere è uno dei miei piatti preferiti. Sì, io adoro i ravioli alla carne, però con la carne dentro. E ok, mescola gli ingredienti, aggiungi gli ingredienti mentre mescoli. Quindi stiamo preparando i ravioli. Allora, usiamo le bacchette. Allora, sale. E mescoliamo. Aiuto, bravo. Bello. Ragazzi, vi piace la mia gamberina come cuoca? Ma lei non cuoca così dolce, ragazzi. Ma guardate lei come viva! Oh, mi fai disconcentrare. Concentra. Basilico, sto preparando i ravioli. Ah, i ravioli, la di ieri. Quelli che volevo preparare ieri. Ma tu perché sei qui? Perché ho posato. Infatti. Riproviamoci. Schifo. Niente da fare. Andiamo avanti perché non ci mettiamo a perdere tempo. Allora, spremilo, continua a toccare la tasca finché l'aria non è piena. Ah, questo pure è difficile. Ah, vabbè, però sto facendo bene. Bene, questo qua, ho ottenuto anche il bonus. Allora, pizzica i ravioli, tocca i cerchi con lo stilo per premere la pasta dei ravioli. Ah, è veloce questo qua. Scende poco pazzo per rosso. Molto bene. Allora, io adoro i ravioli. Infatti, mo li mangerei volentieri. Dividi i ravioli usando l'apposito taglia ravioli. Stai facendo i ravioli? Sì. Che è lunga la ricetta. I ravioli sono una ricetta abbastanza particolare. Buoni i ravioli, ho detto che è uno dei miei piatti preferiti. Ah sì? A te no? Piatto preferito proprio no. È uno dei miei preferiti. Buoni, alla carne. Prima sono uguali a chi date, là, come si chiamano? I tortellini, come si chiamano? No, non proprio. Thank you.
Allora, bollilo, fai bollire gli ingredienti seguendo le istruzioni che scorrono in cima allo schermo. Allora, metti... Ah, sto bollendo i ravioli. Bravo, amore. Soffia, come si soffia? Sulla O? Colò. Ah, poi per, se il soffio è più lungo devi tenerlo premuto là. Mo devi tenere premuto. Bravo. No, devi tenerlo premuto. Facendo così, tu lo premi. Devi tenerlo premuto. La nostra gamerina. Ma tenere sempre premuto oppure... Non sa la differenza tra tenere premuto e premere in continuazione. Premere in continuazione, come sta facendo adesso. Ma adesso devo tenere sempre premuto. Invece tenere premuto significa tenere premuto. Esatto, così, bravo. Finché non finisce la soglia. Esatto. Esatto. Vi ricordo, ragazzi, per sapere come si soffia all'interno di un emulatore per Nintendo DS, c'è proprio il video tutorial fatto da me, dal sottoscritto, che vi spiega come inserire un vocale qualunque. Basta che create un vocale che magari con un vociaone altissimo lo mettete. Fallo scolare, verso il contenuto della pentola, in cui non rovesciarlo fuori. Volete, tipo il nostro EO, e avete risolto questo problema. E potete giocare a un sacco di giochi, perché ricordiamoci che sulla Nintendo Switch è molto molto conosciuto questo fatto di tenere premuti i tasti. Ok, io questa ieri non sono riuscito a farla sta cosa. Perché vedi, mo per esempio non esce più l'acqua. Oh. Ah, boh, l'altro ieri non c'è riuscito, io l'ho bevuto. Non... Visto. No, e perché io so io, ciao. Dai, che mi sono stato un po' vantato per essere riusciti a fare qualcosa di... Sminuzza l'aio, tocca il coltello per schiacciare l'aio, quindi sminuzzalo. Finemente. Ecco qua. Molto bene, andiamo avanti. Chissà se ci dà altre ricette. Credo di no, però penso che prima o poi finiranno queste ricette. Tu dici? Non credo che siano infinite. Metti. Mescola, medio, metti e mescola, basso, mannaggia, per pochissimo, uscita quella X brutta, e però no, vorrei rifarla questa parte qua, no, la rifacciamo. Ok, ottimo. Molto bene. Allora abbiamo finito di cucinare, di preparare i nostri ravioli. Abbiamo preso un bel 92, medaglia d'argento. Perfetto. Ah, abbiamo ottenuto una nuova ricetta. E abbiamo ben 3 stelline, quindi ben 3 bonus. Allora, i ravioli li abbiamo fatti. Abbiamo la carne alla griglia. Qual è questa? Ah, l'insalata di mare. Allora, prepariamo l'insalata di mare. Dai, ho cambiato idea.
non facciamo più la carne alla griglia, ma facciamo l'insalata di mare. Allora, per preparare il calamaro, quindi allora stiamo preparando l'insalata di mare, vediamo un po'. Uè, uè. No! Mannaggia, ho ottenuto pure il bonus. Vabbè, dai, non fa niente, andiamo avanti. Vabbè. No, ripeto, lo voglio ripetere. Lo voglio ripetere perché occhio che ho ottenuto il bonus, però no, non lo accetto perché è troppo semplice quella parte, quindi no. Magari lo ottengo di nuovo il bonus. Ok, visto. Ok, ma sì. Ma sì. Tanto l'abbiamo ottenuto ugualmente il bonus. Allora, sguscia il gambero. Muovi la testa su e giù, quindi tira nella coda il guscio per sgusciare il gambero. Stiamo preparando una bella insalata di mare. Perfetto, abbiamo anche sgusciato il nostro gambero. Bollilo. Fai bollire gli ingredienti. Allora, abbiamo l'acqua. Qui mettiamo il sale. Calamaro a soffia. Soffia. Metti, soffia, 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 quanti vota già ciuscià? E ti pareva? E ci ha rotto le scatole. Ah, rifacciamo. Insomma, ah, che brava che sono, molto brava, e ho ottenuto anche il bonus. Quindi dovrei aprire il regalo come regola. Vabbè, andiamo avanti. Taglia in piccoli dadini. Sedano. Molto bene. Segui la ricetta. Molto bene, questa ricetta è andata alla grande. E infatti abbiamo preso un bel 100, una bella medaglia d'oro. E abbiamo ottenuto anche tutte e 5 le stelline di bonus. Ah, abbiamo una nuova ricetta innanzitutto. E possiamo aprire un bel regalo. Allora,
giallo, blu, rosso. Del pacco blu non ci sta mai niente di solito. Vogliamo provare a vedere se mo c'è qualcosa? Ah, stavolta sì, c'è un ombrello. Abbiamo vinto un ombrello. Allora, abbiamo la carne alla griglia. Come nuova ricetta abbiamo la bistecca d'agnello. Allora, proveremo la carne alla griglia. Allora, tocca l'interruttore per azionare il frullatore. Se sta per uscire qualcosa, spingi sul coperchio. Ah, non mi piace questa... Allora, mela, aglio, zenzero, cipolla, mela, aglio, zenzero, cipolla. Perfetto. Molto bene. Allora, ricordiamo che stiamo preparando la carne alla griglia. Abbiamo ottenuto la bistecca d'agnello prima, molto buona la bistecca. Allora, concentrato di verdure. Metti zucchero. Shake. Mescola di nuovo. Metti... medio, basso, metti, alto, ma che? Ma come si fa? Ah, perché la devi mettere al posto giusto. Ah, ok, mo ho capito. Vabbè, lo ripeto perché non me lo sto capendo. È un po' strana questa parte. Vabbè, se riesco a farla, bene, se no, no. Allora, vediamo di ripeterla perché non stavo capendo proprio niente. Ma proprio niente stavo capendo. Questa qua. No, questa qua. Ma è difficilissimo, raga. Questo qua. Questo qua. Aiuto. E vabbè, eh? Di mano. Domani. Domani. Ah boh, questa casa è proprio bruciata. Ma come la fai sta cosa? Vabbè, accettiamo, ok. Un po' difficile. Ah, 91 comunque è venuta molto bene. La nostra carne alla griglia. Abbiamo ottenuto anche le stelline di bonus. Ah, una nuova ricetta. Aggiungiamo sempre ricette. Abbiamo 2 stelline di bonus. Allora, cosa abbiamo ottenuto? Radice e loto piccante. Allora, prepariamo la bistecca d'agnello. Ingredienti, muovi su giù il coltello per affettare gli ingredienti. Bene, un bel inizio. Prendiamo anche i bonus. Perfetto.
stiamo preparando la bistecca d'agnello. Macina sale e pepe, continua a girare le manopole di macina sale e pepe e fai fermare l'indicatore al centro. Vabbè. Ma non lo so se l'ho fatto proprio bene. Ma che sia un po' difficile. Ben fatto, andiamo avanti. Sono qua, perdiamo molto tempo. Allora, griglialo. Griglia l'agnello all'aglio seguendo le istruzioni che scorrono in cima allo schermo. Ok. Allora, spingi. Spingi. Gira. Abbiamo messo la senape. Vabbè. Andiamo avanti. Imposta il forno, regola la temperatura e il tempo che ti dice mamma e tocca la risposta giusta. Allora, 250 gradi e il tempo 4 minuti. Perfetto, abbiamo ottenuto anche il bonus. Fantastico, anche meglio di mamma. Disponi il cibo, tocca levare il muovere il cibo e disporlo in modo carino, vabbè. Allora, mettiamoci le patatine fritte. Mettiamoci due pomodori. Mettiamoci due broccoletti. Ecco qua. Abbiamo completato anche quest'altra ricetta, la bistecca d'agnello. Abbiamo preso un bel 83. E abbiamo ottenuto una nuova ricetta. Qua teniamo sempre ricette. Come sta andando la nostra gamerina? 4 stelline. Quante ne hai fatte? Oh, 32 minuti, sai. Oh, quando hai ricette nuove. Zuppa pinne di squalo. Abbiamo tante ricette nuove. Secondo me non finisce più sto gioco. Oh, può essere che questo è l'ultimo. Ah, dici tu. Vabbè, grazie a tutti per la visione. Abbiamo fatto diverse ricette. Ho preparato... Allora, ho preparato i ravioli, medaglia d'argento. Poi ho preparato l'insalata di mare oro. Ho preparato la bistecca d'agnello argento. Ho preparato anche la carne alla griglia. Allora. Argento, sì, ho fatto 4 non ricette. Non fare un altro. No, basta. Ok ragazzi, grazie a tutti per la visione. Allora prossimamente ci sarà ancora un altro video. Incredibile, non è giunto ancora il termine di Kuki Mama. Sono altre tre ricette sicuro. O ne faccio una io? No vabbè, ciao ragazzi.